L'ho fatto prima in pre-live, dato. Alza anche qui il volume, sei bassino. What? Come è possibile? Il microfono è questo, adesso il microfono è al massimo. Grazie Alice, ciao Isa, ciao Pippo, ciao a tutti ragazzi. Stormino, grazie. Madonna mia, le mie orecchie. Grazie mille, Stormino. Sono felice. Alza OBS, ok. Sono una bimbina felice. Come faccio a cambiare il nome? Che Sleepy Science Stormino, grazie mille. Ora che sei sub, hai diritto a cose carine, tipo me che parto senza run in non mi fa uscire, ragazzi, ok. E hai diritto a cose carine, come solamente una cosa, che è il canale, il gruppo Telegram dei subs con noi e le altre genti carine. Quindi ragazzi, Alice, bravo Alice, passaglielo te. Ram, mi sento doppio da te. Come mi senti? Senti doppio da me? Sì, sento il mio eco. Ti abbasso. Se no, parla. Ehi. Mi continua a sentire doppio. No, aspetta. La. Wait, un attimo! La. Adesso non mi sento più. Ma non ti sento per un cazzo. Ciao Yuri, bentornato. Allora. Così va meglio? Ti sento bassissima. Ho dovuto abbassare il microfono. Ok. Parla. Ehi. E mi si sente. Vabbè, non troppo, dai. Vieni, ti ho invitata. Mi abbasso un goccino. Ma perché Discord è veramente un culo? Intanto ne approfitto a voi, fratelli sub e sorelle sub, che chi vuole unirsi. Ciao Fabio. E al gioco è il benvenuto, perché abbiamo due posti. Vediamo un po' cosa c'è da comprare. Allora, alzo un po' qui, abbasso un po' qui. Ragazzi, ho 12 ore. Guarda quali sono i... Ti senti ancora? No. Ma c'è The Goose! Sì, però costa un fracco. Costa 5 cose, stiamo scherziamo. È bellissimo, prendi il topping del... No, mi sono sbagliato, ho preso la parte sotto invece che la parte sopra, porca troia. Mannaggia a me, mannaggia, vabbè. Ho sbagliato, Alice, sono stupido, pensavo di aver preso la parte sopra. Sono stupido. Vabbè, le vinceremo tutti, ragazzi, le vinceremo tutti. Tutte. Aspetta, devo entrare, ok. Scusami, in tutto ciò mi ero presa dal topping. E Yuri, io sono stato in grado, Yuri, di... comprare di prendere un albergo invece che a Milano, a Como, e per lo stesso viaggio di prendere il Flixbus del giorno prima. Dico di comprare il biglietto per il Flixbus del giorno prima. Tu ti chiedi come ho fatto a comprare la parte sotto invece della parte sopra. Cazzo. Oggi per era oggi per... Mettiti pronta te. PS5. Ma io sono un talented buzz. Aprino senza paura. Dopo ho anche disinstallato l'albergo. No, quello era Bloodborne. Ragazzi, ho disinstallato. Chi era che l'ha detto? Yuri, io devo fare una live di Bloodborne. La sera stessa devo fare la prima live di Bloodborne. L'ho disinstallato. Alice. Ma non me ne sto vantando. Era solamente per farvi capire con chi state parlando. Grazie, Yuri. Scusate, mi è arrivato un tweet importantissimo. Dallo sviluppatore di Stardew Valley ci sarà un... Cosa? Grande... Ci sarà un grande... cosa. Alice, Ran è amica dello sviluppatore di Stardew Valley, si scambiano tweet, si retweetano. Sarebbe bello essere pagati per tradurre il loro videogioco, però... Allora, ragazzi, noi adesso vinceremo 4 partite di seguito e ci compriamo anche il topping del pollo, che in realtà è la loca. La loca! Kit loco! Tanto io dopo la live continuerò a giocarci, perché voglio anche la po'... Guarda quello che ce l'ha tutto, lo voglio anch'io! Andremo in... Uffa. È strano giocare bene con la tastiera e non fare la tastiera storta come su Genshin. Oh. Aia, in che senso la tastiera storta? Perché non posso cambiare. Cioè, adesso sì, però ormai mi sono abituata. Lasciatemi stare. Non riesco a cambiare più i tasti. Vai, spingimi. Ah, no. Per me WASD è il demonio. Come può essere il demonio WASD? Perché sì, perché io uso il mouse al contrario. Cos'è c'ha col fish? Ma come? Ti pare un buon piano, assolutamente. È un ottimo piano. Ah, ho dato la craniata! La craniata!
C'è un mago che mi segue. C'è un mago che mi segue. Ragazzi, ho fatto l'errore. Non è andato come speravo. Ci riproviamo, però. Ma quindi Chucklefish non dovevano fare un gioco di maghi. Ah, di... No, non è Chucklefish. È... Aia, merda. Mi ha detto culo perché... Cioè, nella sfiga mi ha detto culo perché ho beccato un tipo. Però comunque sono entrato. Come si dice? Concerned Ape. Vaffanculo. Marco, tu sei passato. Ah, non sapevo ieri. Eh sì che sono passato. Sono fortissimo. Il trucco per passare il mulino, quello centrale, è se le eliche vanno in senso antiorario vai a sinistra, in senso orario vai a destra. E niente. E ci provo. Devi saltare un po' prima della fine della salita, in modo che tu ci arrivi sdraiato sotto il mulino. Lo vedi? So. Ok. Senza saltare come ha fatto Randy, solamente fare il... Farlo prima. Fare l'orizzontalato. Cigna. Quanto vecchio quel comando? Io non passo non lo passo mai su mulino anch'io. Cos'è che non puoi fare? Mi si chiama Concerned Ape, squeeze. La scimmia, però non è la scimmia. Niente webcam, non mandava. Gorilla. Luca S, poi già una scimmia. Non mi dava perché sì. C'ho camera che è tipo... Tanta roba, tante cose, tutte insieme che esplodono. Ciao, Bone! Ti sei riposato un po', ti sei un po' destressato da che oggi? È successo? Al lavoro. È poco chiaro. Sapete. Ho detto anche il verso di percorrenza del mulino e dove passare in base al verso di percorrenza. Più chiaro di così, Harry sta cacato nel letto e Marco non ha pulito. Esattamente, poi c'è ancora la cappatoia da stamattina. No, Lore, no! No, Bonziolo. Ti mandi tanta focaccia, Lore. A me non la mandami alla focaccia, però. No, vi prego, non mi spingete nell'oblio eterno. Mo come cazzo faccio ad arrivare? Mando, che ne so. Mando? Ah, pensavo mando Nick. Hai detto devi fare il fiu e mi hai perso. Il fiu è che devi fare questo, in modo che arrivi orizzontale sulla piermanto. Sulla parte orizzontale. Dai Lore, te la puoi fare la focaccia? Sì, va bene. Per pranzo quando sei a lavoro. Io vi scongiuro, non fatemi cadere. Mi avevano un body bloccato. Ran, ci sono nato, non è che devi stare lì a mettere i puntini sulle i, trattini sulle t. Questo cagiuliva deve togliersi dei cojones. No, ho atteso troppo. Faccia a faccia, secondo voi, a classificarmi? Questi che adesso dovrebbe abbassarsi al contrario? No, assolutamente no. E invece sì. Una T senza un trattino non è una T. È una I. È vero. Come? Una T senza un trattino non è una T, è una I. No, se non ha il puntino. Se no è una L minuscola. O una I maiuscola. Dipende. Lore, indovina, io sono stata eliminata. A che pro sei stata eliminata? A quale livello? Al primo? Ma se questo è il secondo? Non lo so. Sempre. Sento un leggero pizzicorio alla gola, o no? La panciata, esatto, la panciata. Io sono un talented zooming baron, non so cosa sia. Io sono un... qualcosa brutta che sembra una parola brutta, quindi sto zitta. Non usi WASD. Ti picchio, Hank. Piripipipi. Next to peace. Sto dicendo che cazzo stai dicendo? Erano io i miei momenti di raptus. Io ho il cursore in mezzo. Ok, non più. Dai, su. Oh, sorry, climb. Se io l'ultima lettera della parola, io metto il puntino, se no non ce lo metti. Stormino sul gruppo dei sub. Oh, ben arrivato, Stormins. Mentre Marco gioca, gli mando la mia GIF. Stormino, ricordati che nel gruppo dei sub. Oh, quel coso, scusami. Ricordati che nel gruppo dei sub vengono comunque le stesse regole di qui. Quindi niente parole malvagie e via. Malvagio. Quelle se vuoi me le scrivi in privato, quello puoi farti, l'ho permesso. E io ti rispondo però. Perché le dico anche io, però in privato. Se la I è l'ultima lettera della parola lo metto il puntino.
l'ultima lettera, però non ho capito. Se tipo ieri, in ieri mette il puntino sulla il finale ma non sulla iniziale. Ho capito. Ho letto ciao Peggy al posto che ciao Biggie. Peggy? Peggy Carter. Peggy 18? In Italia mi ha appena informato che il treno in arrivo da Roma Termini diretto a Trieste Centrale è in ritardo. Ah. Ogni settimana mi arriva sta notifica. Ok. Ah, vedi. Se la prima parola a capo o si compone. Ma non mi spingere, imbecille. In realtà... Ah, ci si passava alla fine. Questa cosa che penso sia ho sbagliato. Vedete a fare le cose di... Ma questo è stupido? Cosa... Ok. Mi sentivo di condividere. L'hai fatto bene, Yuri, a condividere le notifiche di Trenitalia. È un po' sbarazzino. Le notifiche di Trinità. Trinità... Un cavallo... Ah! Il vecchio Sam aveva un ranch con tante mucche e tanti buoi. Ma questo è nuovo, questo. Eh sì. Aspetta, fammi un attimo capire come cazzo si fa. Ora. Ma scusa, ma come non si può non si può passare, ragazzi? Ma non c'è spazio, non c'è posto, non c'è modo. Come si passa? Hanno sbagliato. Hanno sbagliato. Lui è passato. No, ma è nuovo, ma devi prendere la rincorsa, mi sa pure a me. Ragazzi, c'è qualcuno che vuole unirsi? Vediamo un po' in bad players. A Bone non c'è neanche Bigfoot. Ma tu sei morto? Ora, cosa ora? Eh sì. Eh sì, devo prendere la rincorsa. Ah, ma te hai scritto ora nel passato che per me era il futuro. Ok. Ok. La prossima è una corona. Sì, sì, vieni a Bone, vieni a Bone. Vieni, Abba. Dai, devo fare altro. Mi ha confuso. Io lo sposto. Sì, spostalo, spostalo. Intanto lo invito. Okay. Lore. Lì penso si sia capito, io mi... sì, mi sono capito. Lore, buttati da qualche parte. Io voglio, voglio cambiare parte di sopra adesso, però. Buttati in Fall Guys, grazie. Oh, upper. Da presto ci mettiamo così, dai. Mi hai scritto ora nel passato che per me è futuro, dai, colgi il tempo di stotto. Cosa esatto, è come, come, è come a Lordran. Blep. Salve. Ciao, babbo, abbacchiato. Ma non è entrato, perché hai detto salve? Sì, l'ho buttato dentro io. Ma non parlo, c'è quella che ti quando sei spento per la notifica di Bizzico Donato. È anche nel best of precedente, oh, l'ultimo no. Best of uscito. Ciao, Bone. Salve. Salve. Se non c'è in da? Questo best of, in quello precedente. Sì, sì, a Bone, sì, molto sì, basso. Sì. Ah, ok. Te sei una Sleepy Saiyan Charger, mentre a Bone è un Third Dark Beastie. Volo a vederlo dopo la live, vai a vederlo significa? Dopo la live. Vedi che sembrate sempre i miei bodyguard voi due? Mi vedo sempre una bella ballerina. Herbert. Sì. Assolutamente Herbert. Ragazzi che giocate a LOL, voi che ne state pensando di questa nuova preseason? Vi sta piacendo? A mio parere è molto divertente. E Alice, sappi che i tank continuano a fare il loro porco lavoro e anche più del loro porco da... Fidati, Alice, i tank sono... mostruosamente tankosi. Però non in early, in late. Hank. Fa cacare. Vabbè, figurati. Ti giuro, Alice. Mi shotta tutto, Che guarda. Che non giocherò più a LOL. Io gioco Assassina P e Assassina P ha ancora il suo porco. Tu sei bellissimo, Fabio. Ha ancora il suo porco lavoro. Esatto. L'ho perso con le parole. Gli AP sono un po' sbroccati, sì. Gli AP sono un po' sbroccati. Più che altro gli AP hanno un botto di roba. Veramente tanta roba. Io che gioco AP sono felicissimo. Io in giungla gioco solo Assassin AP, quindi figurati. Oh, il nostro gioco preferito. No, non è ancora più veloce. Adesso adesso va a finire tutto quanto nel late. Anche perché ogni singolo oggetto costa 3000 e passa, figurati. Reato di LOL, zitto Pippo. Reato di LOL, bravo, due zitto Pippo. Allora, una bellissima ballerina. Scusami. Molly, guarda Molly! No, ma andatevene via perché passate. Ragazzi, non mi spingete, please. Ma qua cosa è successo? Oh no! No! Hanno messo il sisto pure qua!
che c'è stato l'aggiornamento e sono cambiate delle cose. Ma che merda è? Ma come gli è venuto in mente? Oddio mio, che merda! Che brutta idea che hanno avuto! Ok. Aspettiamo adesso. E poi andiamo. Tra l'altro ho scelto la strada con... Ma imbecille, ma se ti fai prendere non... Madonna mia, la gente che non sa giocare butta a terra te. Ok. Sono un attimino diventata una cosa scimmia. Ma cosa sta succedendo in ma tutta sta roba nuova? Ah merda, aspettiamo. C'era un buco. Stavo andando nel buco del divertimento. No, c'è un tucano davanti a me. Sono io. Ma ragazzi, c'è un... Ma vaffanculo, dai, c'era un muro invisibile. Che palle, io odio queste cose. Ah buono, mi stavi bloccando per caso? Il sisso come? No, sì, no, che assolutamente no. Vabbè, perché la sfida quella con le altalene. In altalena in inglese si dice sisso. Vedere sega, vedere visto, non lo so. Ok. E quindi mi ricorda se sto. Ma tanto non passerò mai. Ah, questi bug per 0.25, no. Esatto. No, ti prego, Ran, no, fallo per me. Vedere sega. Ran, ti sei qualificazia? Sì. Sì. Subitissimo. Talented Zooming Baron, away. Ok, non avevo capito l'associazione. Guarda, adesso se... Sono triste. Tanto sicuramente capita la siso. Pensavo di mani diversi, te che adesso avevi capito, scusami. Il balletto di Abbone, bastardona Abbone. Mamma mia, quanto mi piace quell'emote. Io al mio funerale voglio delle persone che facciano quella danza. Ah sì? Sì, del pollo. Il winner winner chicken pollo. Ma quello era nuovo, ho visto un gioco nuovo. Nell'anteprima. Sì, probabile. C'era una cosa che sì. Marco pensa cose strane. Ma ragazzi, il mio cervello funziona in maniera molto strana. E che si può riassumere molto semplicemente con non funziona. Creepy scelta buona. Abbone. Che succede? Non riesci a vedere le persone, c'è un problema. Ma sì, ragazzi, la proiezione astrale. Comunque io stavo dicendo le palle al posto che le porte. Ok. Le palle più del pollo. Viva le palle. Palle di pollo. Ragazzi, secondo me è questa. Ma porca troia. Ma porca puttana. Io mi sono fidata. Ehi, ehi, ehi. Vostra madre. Ballerina. E che cazzo. Stai zitta che non sei altro. Ma chi? 0.25. Forza Marco, grazie Giuseppe, ti fa per me. Ta tan ta ta ra da da. Pa 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 ra pa pa ra 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 ta ta. Mi dissocio. Ma non mi bloccate, non pezzi di merda, bastardi, figli di cane. Oh, ce la faccio. Non mi dovete toccare. Ce l'ho fatta. Mi hanno trattenuto i bastardi. Marco, dici al cicote che con quel gioco che me lo posti c'è una sfiga, guarda. Che cazzo è che fischia? Adesso finalmente riesco a vedere la chat. Secondo me è questa 0.25. Ragazzi, vi prometto che questa partita ve la vinco. Riporto. Bravo, Marco. Riporto una coloncina a casa. Io sono molto triste, mi hanno trattenuto i bastardi. Ma hai perso? Ma sei passata? No. Greve. Beh, dai. Ma così te la confido solo? No, perché io credo in me stesso. Il cuore. Perché di questo gioco. Questo gioco non si basa sulla fortuna. No, no, assolutamente no. Si basa tutto sulla bravura. Non si basa sul fatto che uno non sa giocare e tipo a rimbalzare addosso. Che questo tipo mi ha appena preso dalla distanza. Ok, siete vicini. Pam pam param, pam pam param. Anche questa può essere un'idea. Spingere la cosa verde. Io non mi vedo più. Ma solamente uno è caduto. Non ho visto uno cadere davanti a me in tutto ciò. Ok, sto guardando l'ore. Ah sì, allora mi devo dare il meglio di me.
ha dato, a mio giudizio, il meglio di me stessa. Sono vivo. Come è successa questa cosa? Sei caduto? Ah, non ti vedo. No, però quando io faccio le cose non mi dovete toccare. Non mi toccate! Ok. Ho visto gente cadermi addosso, mi stavo cacando. Aspetta, ok. Oh, finalmente un po' di gente che cade. Lore! Che succede? Ho fatto l'errore! Yeah! Ah no, non stavo guardando Lore, stavo vedendo Marco, ma non mi ricordavo. Infatti, io sono sempre la ballerina. Ma Marco, sei caduto? Sì, sì, ho fatto l'errore. Ciao, Rejong! Ciao, Rejong! Il dodicesimo, ah, quello è proprio la ciliegina sulla torta. No, 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 fermo, che cazzo faccio? Vincerò per voi che vi siete sacrificati per me. Sì. Ciao, Rejong, come va, come va, come va? Che belle le frutte. Le frutte che ciut. Mangiatele tutte. Mi scrivo dallo smart working, brava, brava. Top smart working. Ciao, Black Penguin, come va? Ciao. Benvenuto, grazie, benvenuta. Grazie. Vai a Bonzolo, facci vedere come salti. E Fruity Ninja. Penguin detto così mi fa un po' male, però. Ah, Bone, che botta che hai preso! Ah, sì. Non mi. No, potete non capire. Perché stanno tornando indietro le. Non lo so. Perché? Insomma, cosa c'è dietro? Ah, boh, era un puro caso. Brava Alice, brava, brava. Ah. Ah. Guarda che Abbone ci sta, bravissimo Abbone che va in finale. Ed eccolo per secondo. E vai. Ah, grazie che mi hai lasciato la prima posizione. Ma questo qui è bellissimo. Invece no, non mi ha lasciato niente, vabbè. Ho fatto una scommessa, se riesco a farmi donare 5 euro da uno streamer. Ah, sì, guarda. Sì, Black Penguin. Wow, dai, wow, davvero, oh mio Dio, aspetta che ci casco. Io? No, sei vivo? Io sono arrivato secondo. Bravissimo. Vedi che la frutta fa bene. Ops. Vai, Hank. No, io non so. Ma perché ti hai chiamato Hank invece Gabbone? Che ci chiamiamo tutti e due Lorenzo. Asciuga, mano, asciuga. Quando cago ti penso. Lorenzo! Quando cago ti penso! Ragazzi, salutiamo il buon Guido Meda che ci segue sempre da casa. Tutto in piedi sul divano, sta. Il mio animale domestico. No, io ho detto Lorenzo. Poi che tu ti chiami Lorenzo è un puro caso. Giuslam ha detto Penguin, il mio animale domestico. Ok. Ah, buon, io ti ricordo che tu devi rimanere il più possibile su uno strato. Lo so, però c'è troppa gente qua. Ne. Abbone, Abbone! Niente. Ho fatto una cosa simile. No! Abbone! Scusa, odio questo gioco. Anche io. Oh, guardate Abbone come si diletta con i salti. Abbone! Mi sa che sono il primo, sapete. Vabbè, ma io adesso lì faccio il buffazzo enorme. Perché sei una merda, brutto stronzo. Abbone! Amici, Abbone è stata una disfatta incredibile. Sono molto stanco. La gente fa schifo. Odio questo gioco. No, dai. Mi ricordi uno streamer che cadde dalla sedia durante uno streaming su Twitch e disse: odio me e tutto quello che mi sta accadendo. Perfetto. Però sono il mio bunker finché non verrà altra gente da bannare. Ok, dai. No, scusa Alice, non lo faccio, perdonami. Streamer minori, sì, assolutamente. Infatti non abbiamo fatto il nome perché non, cioè, non si merita neanche un po' di spam. Siamo welcome back in the bunker. Comunque anche te dovresti diventare una ballerina, Marco, sono molto triste. Io sono un tucano. Dici anche mannaggina? Ogni tanto, sì, sì, sì. Ma diciamo non è la sua catchphrase, ecco. Grazie Alice. Poi mi pare. Allora, se non mi sbaglio, cos'è? Si chiama tipo. Melanzana carina. Alice, sono stupido. Saresti una paperacola con Alice, sono stupido. Questo è nuovo. E i ventilatori. Oddio, grandi. Io questo non so cos'è. Ma sono grandi ventilatori. Non avevo visto il dinosauro che hai vicino. Come si
si gioca questo gioco? Io non l'ho mai fatto. Dinosauri. Sai delle belle bellissime ballerine unicorn. Ma che cazzo, ma è difficilissimo questo, ragazzi. Oh no, cosa è successo, amici? Amici. Ok, ragazzi. Dino cheddar. Oh, che bello. No, amici, come si fa questa cosa? No. Ah, vabbè, ma è facile allora. Dillo quando la gente ti spinge. Sì, in effetti. Niente. Non mi spingete, bastardi! Aia. C'è una lattina di merda. Chi mi vuole? Ma quello è una telecamera, ok, pensavo fosse una palla che ti voleva menare. No, 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 no! Lo odio già, amici. Lo odio già, io ve lo dico. Io odio Gianni. Ciao Gianni, ovviamente, ragazzi, non odio nessun Gianni perché non conosco neanche nessun Gianni. No, ho fatto la cazzata. Runne i delfini, sì, esatto. Sì. Io non credo di farcela, sapete. Io sono ancora al primo stage, quindi... Non dovete saltare quando salto io. No, ma c'è pure lo spazzolino da denti. Cosa? Sì. Okay. Che mi ha... niente, no. Ho fatto il volo. Se mi... Siamo da soli, se mi tocchi, patatine fritte. Io, brutte, brutte merde. Oh, qua non c'è nessuno, top. Ma come due si sono già qualificati? Come? Okay. Ma ancora non è finito, ma quanto cazzo è lungo sto coso? Che strani spazzolini usi, o... Oh, c'era il misero di start a leggere la chat! Fammi andare a sinistra che non c'è un'anima, va? Io... Sto aspettando e vaffanculo. Ah, mi sto facendo prendere dall'ansia. Aspetta, fatemi fare con calma. Oh, non sono piccoli! Sarebbe bello poter... abbattere i... Marco, se mi spingete, bastardi! Sarebbe, dicevo, ma io sono bello... stupido? Ma il mio cervello funziona correttamente? Dai, cavolo, è l'ultimo pezzo. Ma cazzo vuoi? Siamo in due, bastardo! Non mi puoi non toccarmi bruttamente. Va bene, va benissimo così, dai, lo accettiamo. Ragazzi, io penso di essere stupido. Ehi, ma non credo che il mio cervello non funzioni correttamente. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Com'è possibile, abbone, ti voglio bene. Ok, ce l'ho fatta anche io. No, bro, 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 bro. Levati dai. Lore, Lore. Dimmi. Ah, non stavi ridendo per me? No, stavo ridendo per Marco. Non mi permetterei mai, Rando, sai. Rando, quello è il vuoto eterno. Proprio nel vuoto. Ma Ram, passa nello spazzolino in mezzo, vedi il tubo. Ma chi è capace a passare nello spazzolino in mezzo? Vedi là, così. Fra. Non è finita finché l'arbitro fischia. No, aspetta, non era. Non era. È tutto uno spazzolino. Sì, sì, ma te devi vedere come mi lavo i denti io di solito. C'è tipo Shrek faccio. Ram. Ma Ram, non aspettare l'ascensore, vai. Ma certo che aspetto l'ascensore. Ok, ce l'ho fatta. Vai che ci sono 5 posti. Corri, corri. Ma sì. Il rigore è quando arbitro fischia. Ma perché ti lavi i denti? No, ma io non me li lavo. Io mi do tipo le botte sui denti. No. Non è più maga. No, ti odio. Io cosa ho fatto? Me l'hai tirata. Run con il buco. Cazzato. Questo ultimo salto potremmo intitolarlo "Che schifo la vita, addio". Sono ti ha fregato il piedino. Non si lava, se li spacca direttamente. Esatto, perché tu non... Danni il piedino. Artyom, Artyom, fermi, Artyom. Vorrei dire ben fatto, fratello, ma non sei Alice, quindi non c'è gusto. Ran, avevo pure detto un attimo che parla Artyom e ti continuo a parlare imperterrita. Scusami. Ridillo, sto zitta. Ormai non c'è. Perché Marti, tu non puoi perdere tempo a lavarti i denti se non ce li hai. Quei beati, e i gli anziani allora. Esatto. Porca troia. Ah, le porte. Non ho le emote del tizio che si tocca la tempia. Esatto. Sis, non. Salute. Chiedo scudo. Io credo che ti perdonerò. Ho parlato 6 ore oggi e minchia, ho detto sempre le stesse cose. Ragazzi, secondo me è quella dove sto andando adesso, guardate. Ah, Madonna, ragazzi, ma cioè, il bello è che è 50 e 50 sta roba. Ma come cazzo è possibile? Non lo so, Rick.
Oh, Marco, tutto molle. Non mi fermate, per favore. Ma se tu cadi, ti devi togliere dei coglioni. Qua quello vola, quello salta, quello qua, guardalo come... Io non credo di farcela. Io sono abbastanza avanzato. No, io sono troppo indietro, mi sa. A meno che non succeda una cosa come quella che è appena successa, dovrei qualificarmi quella a destra, ragazzi. Fatemi spazio! Che botto! Come finisco le partite domenica che faccio la schedina apposta. Devo ricordarmi come la giornata, poi te lo dico. Ce l'ho fatta. Bravo. Io sono molto triste, comunque, ve lo dico. No, Ram. Sì. Nazionali. È vero, ci sono i nazionali. Ci vediamo. Cazzo. È vero, ci sono i nazionali. Ma infatti non ho fatto ancora la formazione al Fante e mi chiedevo il perché. Che tanto. Ah, ma perché il tuo nome? È mai più. Sopra, a parte quello. Credo che dipenda da come ti vesti. Ah, sì? Eh sì. Allora vediamo, aspetta. Può essere. Ah, perché io e Abba ci chiamiamo uguale? No, perché comunque penso che prenda in considerazione varie cose. Ma come ti vesti? Esatto, salutiamo Enzo Miccio. Com'è che si chiamava lei? Ok, ne so. Carla Gozzi. Solamente... Grazie. Prego. Se ti vesti bene ti esce Enzo Miccio. Belle serate universitarie. No, non penso, perché questo qui è un cinese, visto da cinese mandarino, però si chiama Cactus Elettrico Fulmine, quindi non credo. No, ma, c'è il tronco. Ma scusa. C'è una disgrazia. sì. Che ciofolata che mi ha tirato. Sei morto? Sì. Mi spiace. Però vita. Sai com'è che si dice? Chi muore oggi risorge domani. Credo. Non credo che ci chiami Gesù, sai. No, lui non è risorto domani, è risorto dopo domani. Dopo domani. Sì. Ah, loser. Chi, scusa? No, niente, nel senso. Io ovviamente mi dissocio da quello che ha detto Abbone. Amici, sono stanco, perdonatemi. Sono anche vecchio. Aia, che martellone. Fai attenzione ai martelli piuttosto. Sono passato tranquillo. Aspettiamo per sicurezza, tanto c'è tutto quanto il tempo del mondo, vedi? Hop. No, qui dicevo loser io che risuscito in un solo giorno, cioè, nel senso. Come? Stai morendo lì solo. Sonic, please. Marco Cercello, nato a Scampia. Guarda. Ma sono più vicini. Sì, povero me, ok. Vai Marco, ce la puoi Ma fare. Mi stanno laggando i palloni, ok. Grande Marco. Ci sono in live. No, Martins, cosa clippi? Fermo, non clippare queste cose, clippa pazzo. Marti, clippa tutto. Madonna, ma quanto sta scattando? Ma che sto vedendo? Non sto morendo di sonno, Loki induce lieve sonnolenza. Beh, almeno è lieve. Non sapevo che inducesse robe. No, ok. Eliminati? 3. No, in realtà sono molti di più. Perché Hank, tutti io... quelli che Ma perché sono... ti chiamo Hank oggi? Non lo so. Perché hai veramente la testa a posto. Marco, non farlo nell'intimità, per favore, sennò piango. Oh, ragazzi, adesso vi mostro com'è che si vince Hexagon. Pregando. Marco, non è... Pregando. Nei tuoi pensieri. Cosa? L'ho scritto Hank. Non l'ho visto. Alice, please, non infierire. Certi a morire, porca troia. Un'emozione per sempre. Comunque questo mix di Marco tra Pellicano e Papera è carino. Mi ricorda il meme quello del... Io non mi ricordo quale. Madonna mia, quanti siamo tutti. Va bene, Marco Cercelli. E il paeti di Griffin. Ok, Griffin, l'elefante e il pinguino. Marco. Dimmi. Signore mio! Marco, delle zampette. Sbagliate. Stai tradendo Dado? No. A parte che Dado mi tradisce con chiunque ormai, quindi...
Oh no. Oh signore no! Mio. Vabbè, ma quello mi stava. Qua sotto, ragazzi, c'è il nulla eterno. Io come faccio? Fammi mettere in un posto safe, tipo questo. Che non è poi così tanto safe in realtà. Ok, qua va bene. Dai, Marco, sopra, sotto di te non hai. Hai tutto quello che vuoi. Ecco, ci sei te. Perché sei tu quello che voglio. Dai. Oh, capperi sotto salvia. Ma sei magro? Eh sì, però adesso che ci raccontiamo? Per un pelo, dai. Il dramma. Fermissimo, sì. Ho accettato il mio destino con il sorriso sulle labbra. 10 su 10 GN. 10 su 10 ign. Evviva quello che piace a Run. Era quello che piace. Ok ragazzi, ora vi faccio vedere com'è che si fa senza mai cadere. Non fa la cosa di stare fermo e saltare. Avevo paura a farlo perché c'era troppa gente. Essendo in tanti sullo stesso piano, c'era il rischio che mi tagliassero la strada e non volevo cadere giù di sotto. Io andrò piano e chi va piano va sano e va lontano. E va a Fusignano. Cristiano Malgioglio. Ma mi ha spinto! Ma questo mi ha spinto di sono sotto. Stato io? Scusa, sono caduto per il karma, dai. Ma... ah sì, in effetti lì in mezzo si può passare, ma io ciao Yuri, buona lettura. Maronna mia, la gente che ti va addosso però. Oh, un pezzo l'ho fatto. Io sono al penultimo, credo. Sì. Sono anche un po' stronza, però. No, Ran, non dirlo. Ah, di qua non c'è nessuno top. Ok. Abbiamo superato il primo strano, dopo il primo è tutto in discesa, dai. Ti odio. Esatto. Oh cavoli, ok. Ce la faccio? Che no, volo. Non ce la faccio. Ora ce la faccio. Okay. E sono quinto, signori. Ce l'hai fatta? Sì. Ma che cosa ho visto, però. Togliti di mezzo, merdina! Ho visto Ran direttissima. Vediamo Ran, va? Dov'è? Eccola qua. E vabbè. Sono stupido. Ok. Bravo, scemo. Se mi tocchi. Se mi tocchi? Ran però che testata! Madonna, sembrava una cosa da Wipeout quella ragnata. Allora Ika. Chi va piano si caga in mano. Mi ha fatto una clip di io, però Ran però. Io voglio piangere, posso piangere. Mi fate piangere. Rantina. Aumenta gli spettatori, quindi perché no? Salute a chiunque abbia salutito. È mio padre. Salutiamo il signor Abbone. Signor Ciro, grazie. Ran, cosa aspetti? Vai, è vero che tu sei Ciro Junior. Passi la minchia. Cosa Ran, attento allo spazzolino. Ok. Abbone senior. Eh sì. Intanto Abbone sta lì. Aspetta. Sto stoico. Che volo, Ran. Si sanno? Ran. Vabbè, io ce l'ho fatta, dai. Grande Abbone. Con estrema difficoltà, però lo ammetto. Vai, Ran. Ranzia. Salta. Ok. Dai, ci sei. Piano. Sei. Con calma, vai, hai vinto. Bravissima, Ran. Mamma mia, brava. C'è un'anatra. La gente vola intanto. Ah, questo qui è. Questo qui è fermo. Era fermissimo, era una tic-tac colorata ferma. Vai, vichingo. Siamo tutti con te. Vediamo un po' se c'è qualcuno che gioca come Ran. Guardalo questo che si qualifica, c'è cioè bene. No. In che senso?
Vabbè, io che botta, che placcaggio. Ok. No, è finito il tempo, su, ma è possibile? Va a tempo? Che storia. Sì, vabbè, quanti? Che è quasi la metà. Porca troia. Fatta. Che? Easy. No, Hank. Ma siamo 27, ciao 27, wet, per lei. 27. Io ne vedo 24, ma ben arrivati 27. Che cos'è? Oh no. Oh no. Oh no. Ma perché non lo eliminano? Ma perché non lo tolgono questo gioco? Nessuno lo vuole, a nessuno piace. Non credo che ci sia una sola persona al mondo che dice, ehi, è bello, ovviamente si era una I maiuscola. Ciao Andumbebo, ciao, come va, come va? Qui o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Che cazzo vuol dire? Siamo uguale, Lori. Siamo nella stessa squadra. Ah, sì, sì, sì. Oh, no, lo stavo mandando un'altra parte. Aspettate, aspettate. Bravissimi, bravissimi. Io penso che guarderò e lascerò che facciano i miei alleati, perché... Ma non fare cazzate, brutto scemo. Ma io non so giocare, io non so giocare questa cosa. Non so come funzioni. Bravissimo. Tipo che adesso noi dobbiamo rubare l'ultima palla ai rossi, così muoiono. Non credo muoiano. Ma guarda te, se ci sono i pilastri della terra che mi fanno il cavolo. E Ken Follett muto. E Ken Follett muto. Ken Follett può vincere solo le elezioni in Australia. Come, scusa? Ragazzi, votate Ken Follett. Votate Ken Follett come presidente dell'Australia. Ma i gialli hanno sfracassato la minchia, i gialli. Ma quello andare a cercare le palle. No, ma sì, però non è facile, io non sono bravo a cercare no, amici, le palle. Amici, sto prendendo una palla dai gialli. Amici. Ma do gli slaghicchi che fa. Mamma mia, Luca Toni, signori, Luca Toni. Bravissimo. Eh no. Non sei tu, ma bravissimo. Oppa, che volo, ma perché va così scatti? Lore, non sei tu questo. Io? Boh. No, siamo pari! Vai, 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 buttala dentro! Ma porca! Time. Ok, tenetele, tenetele, tenetele! No, ma quello è coglione, ma chi è coglione, poi coglione? No, no! Ci abbiamo fatta. Sì, 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 sì! Ok. Mamma mia. Il mio apporto è stato zero, quindi bravi. Ah, guarda, anche io ho fatto solamente una craniata da Luca Toni fortissima. Guardi che qualcosa su YouTube vi supporto. Oh, ma grazie mille, Andumbebo. Carino. Ma grazie mille, davvero. È già abbastanza. Ma tranquillo, ma grazie. Questi sono i veri fan. Mamma bravo. Mia, mica come buone. Cuoricino. Come, scusa. Scherzo, io piango. No, buona, ovviamente era una battuta. Si sghe. Per ridere, in amicizia. Ah, anche questo, che bel giochino. Dai, qua è forte Run. Vai Run, gioca. Qua. Oh, sì. Però siamo tutti e tre ancora in corsa. Ma sì, buone, ma Abbone io lo schernisco sempre, Abbone, ma gli voglio tanto bene. Scusa. Se mi tengono... Ma la smetti di fare il gallinaccio? Oh, mi piace. Levatevi! Possibile emote di mio futuro canale. Basta, deciso. Sai che in greco la parola pollakis vuol dire spesso? Mi ricordo il pollo. Ah, non credo, non c'entra niente, non ci interessava a nessuno, però volevo esternare la mia cultura. Un po' di cultura generale fa sempre bene. Esatto. Potete non toccare, mannaggia a voi. La vedo un po' difficile. Oh no, il buchino. Madonna mia, Rano, ma che cazzo era? Ok. Non mi toccate, bastardi. Oh, crimine. Oh, mi stanno per buttare davanti, Io. Quanto manca ancora? 44 secondi, aiuto. Ragazzi, meno male che non c'è la web, perché sto facendo delle facce davvero terribili. Ma sarebbe divertente. Marco! Io, ragazzi, sono incastrato. Oh, Dio, sì. Mi spiace per Marco, ma... Oh, Dio, sì! Ok, 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 non dobbiamo più saltare, non mi toccate. Ci stiamo tutti.
È troppo easy, Alice, quanto l'hai tirata? Scusami, ma scusa! E vai! Batti 5! E andiamo! Pollakis, Pollakis, colom! Dice quanto? È Loki, è Loki. Vabbè, Loki, l'avrei fatto anch'io in effetti. Ovviamente è Loki senza apostrofo. Loki, la divinità norrena. No! Upsi Daisy? No! Erceddar. Vabbè, aspetta, Erceddar. No, ma questo è Upsi Daisy. Allora, con questo già posso fare, è l'altro che non già posso fare. Come che si chiama poi l'altro? Ambra. Sono in due. Abracadabra. Io sono in mezzo ai gialli a quanto pare. Merda. No, vediamo a bone, vediamo a bone. Eccolo qua. Che è la, la terza bestia oscura. A bone, là c'è quello d'oro. Vai a prendere quello sopra. Vai, vai. No, a bone, questo è il buco. La telecamera mi ha fatto un buco. Ma siamo rossi, siamo ultimi. Eh sì. Perché hanno le mamme. Apri magico. No, culo. Cioè, vabbè, ma ti fregano le cose. Abbone, vai. Bravissimo, Abbone. Hai dato un impatto importantissimo per la squadra. Là sì. C'è quello sotto. Lo, tra l'altro, Abbone stava indicando sullo schermo. Come se tu potessi vedere quello che stavo indicando. Capisco, Marco. Apprezzo il tentativo. Direi Abbone, che... dietro di te, bravo. E continui a indicare lo schermo io. Sì, direi che a meno che non prendiamo un sacco di cose dorate, è finito. No, me la sono presa. Vaffanculo. Stavo per fare la velocità per. Come su Genshin. Ti sta bene, bastardo. Scusate. Ma loro sono a 32. 30 qua. 30 no, dobbiamo prendere quelli dorati. Che non spawnano. Ma vaffanculo. Abbone, prendi. Non prendi questo, vai. Bravo. Ah, godo, bastardo. Alice, ma non puoi farti aiutare da Luca? Oh, se poi vengo anche io, non lo so. Ma guarda, vieni un po'. Tra l'altro, ragazzi, sono contentissimo. Ho finito la mia run di Dark Souls 3, quella della Pocket Souls Edition. Ho riaperto il vecchio. Il vecchio PG e c'era ancora. Quindi la. Allora. Comunque no, c'erano ancora i miei vecchi salvataggi. La mod non me l'ha cancellata, sono felicissimo. Ho di nuovo il mio NGP5. Sono triste. Allora, il mio consiglio per i guardiani è: in primis, sono deboli al. Fammici pensare, mi pare. Sono deboli all'elettricità. In più, l'ho preso da Wikipedia, ma Marco dice: sì, eccolo, è Pollakis. È Pollakis. Ho fatto 5 anni di classi. Marco è la. Io mi sono scordo di uscire. Dopo ti dico, va bene, va bene. Comunque sono molto deboli, semplicemente quello. No, cioè, nel senso, no, deboli che hanno poca vita. Quindi li saccagni di mazzate e fine. Aspettate, non mi hai fatto uscire. Devo uscire anch'io. Lo stai aspettando. Questi stronzi. Alice, la mia vita è Dark Souls centrica, purtroppo. A me non sta facendo uscire, ragazzi. Ok. Wait, ma quindi come la leggi questa? Io la leggo me. Io la leggo mi e odio profondamente chiunque la legga mu. Pingu. Dopo 5 anni di classico, mi pare normale che la legga mi. È come la frequenza. Che è ni, non nu. Se giocassi a giochi decenti. Dado, io almeno non gioco a Rocket League. Ah no, aspetta. Oh no. È come Joule, esatto. Ah, ma quello è francese, ovvio che si legga Joule. Mica che flex il classico. Dato, io non ho. Abbone? Che succede? E sei morto? E sei crashato? Ti rinvito. Sì. No, io ci sono, ma. E non è vero. Ti invito. Vedo scudo. Io dico Joule. Alice, dici male. Anche io dicevo Joule, scusate. È Joule. Come si dice? Joule. Ah, vedi? Anche a me non insegnano Joule i superiori.
Me too. E poi non mi hanno più spiegato perché non ho fatto più quella a me. Ah no, non dovevo dirlo. Scusate. Ma poi io non sto assolutamente flexando. Sto invece detto ho fatto 5 anni di classe, quindi. Ah, io quindi dico, quindi dico mi invece di mu. Cioè, è normale, dopo 5 anni che faccio il classico, che dico giustamente che me la pronuncia giusta, perché me la pronuncia giusta. 6 anni di scientifico, non 5, 6. Ma perché. Perché l'ultima l'hai fatto come insegnante? No, perché in prima superiore leggevo Dragon Ball invece di seguire le lezioni. Dragon Ball okay. Fa male, va bene. Va bene, oh. Buono lo scientifico e il male. E poi ci sono io che ho fatto il linguistico. Ah, pensa Alice, non ho fatto lo scientifico, ho fatto lo scientifico con specializzazione in matematica e fisica. Quindi noi facevamo più ore di matematica e fisica. Ma perché ti vuoi male? Spiegami. A me matematica piaceva. Bravo, bravo. No, di nuovo big fans. Poi che in quinta superiore abbia avuto sempre un 3 periodico in tutte le verifiche, quella è un'altra storia. 3 periodico lo fai io. Scusa. Andrea di matematica e fisica si incazzava da morire. Se diciamo mu invece di mi, inutile dire che ha fatto il classico. Fabio, anch'io. Ma... cioè ragazzi, per, cioè non è che ovvio, cioè si dice mi, non è che è questione di, no, non capito perché cazzo diciate tutti anti mu. Esce solo sto gioco all'inizio, no? È perché è quello nuovo. Capisco. Sì, ma hanno sfracassato i maroni. Ok. Ah, okay. Merda. Ho superato già il primo stage. Mi sento fighissima, amici. Bravissima, cacchio. Ma mi spingono sti bastardi, mi spingono. Oh, che saltone che ha fatto quello. Ok, ok. Secondo stage. Ormai una pro. Vabbè, io non c'ho voglia di... No! Mi hanno spinto invece... sti bastardi monelli. Run pazzissima. Monella. No, sì, stavo dicendo monelli davvero, ma sono... triste e mi sono fermata perché pensavo di stare dicendo qualcosa di brutto. Oppa. Sì, mi sono abbastanza spaventavolo. No! Marco, dimmi. Niente, mi ti stavo per cosa? Cadere, che cazzo è vedere. Successo? Scusa Lore, no Lore, sono caduta. Oh, che volo. Eccoti. Ciao. Ehi là. Aspetta che vengo dalle tue parti. No. Se ti prendo. Se ti grabbo. Se ti lasci non va. Sei veramente uno stronzo. Quanto ci godo. Mamma mia quanto sto godendo in questo momento. Non avete idea. Parole dure. Hai fatto ok, il tecnico, quello che non ti fa fare se metti prima l'anno di latino. Questa è stata una cazzata. Ma non lo so. Io dico questo, dico, è come è semplicemente la pronuncia che è sbagliata, Gambo, cioè nel senso si pronuncia così, fine, non è che poi che paragone del cazzo è, Gambo, scusami, cosa devo dire? Cioè non ho nemmeno risposta, è un paragone talmente tanto tirato e del cazzo. Cioè niente, io non so se ce la faccio, sapete. Anche... ma vaffanculo. Non è proprio fatto latino? Merda, ah, ma no, in realtà il tecnico effettivamente non ha latino, proprio in generale. No. Che cosa hai fatto te... chi è che aveva scritto Pingu, mi pare? Che male. Ah, ecco perché Pingu, ok. Quando ce l'ho fatta, meno male. No, vi odio. Ma tutti. Il fatto è che ci sa che, tanto, alla fine, col fatto che tutti quanti dicono sia mi che mu... Madonna mia, cosa so. Quanto è fatta male la Spectate? E col fatto che alla fine tanti come siamo Mickey Mui, alla fine è completamente indifferente. A me dà fastidio perché semplicemente so che si dice così e mi dà fastidio. Fine, però. Fine, cioè io dico mi. Chi dice mu, dice mu. Fine. Non è capito. Non lo so, l'ho letto, ma non ho capito che meme. Mi sono perso. Che l'avevo visto mentre giocavo e non ho. Non sono riuscito a capire bene. No, se passano tutti e tre. Porca vacca, porca tanto quando vacca. Lo scrivi uguale, esatto. Bravissima, cacchio. Ad esempio, come anche le persone che... Te il teta come lo fai? Fai la O con il trattino? Ad esempio, invece la teta la faccio un po' più...
come se fosse una V e poi alzo la gamba a destra. Ah, ok, va bene, Alice. Artyom, mi spiace, ma verrai... Stavo per te mattare Alice, ma verrai te mattato, Artyom. Uno. Ah, sì, ok, ho capito. So, Artyom, rimarrai sempre nel mio cuore, ricordatelo. 45 secondi. Com'è il tuo teta? No. È perché stavo... Perché poi faccio una foto, faccio Alice. Prima. Sono 45 secondi, può stare 45 secondi. Così la prossima volta eviterà di usare quel nome. Il gruppo. Il nome della d'amico. Esatto. Capisco. Arrivo da una merda per finire in un'altra. Ma no, questa è easy. Sono appena caduta in mezzo. Sissoko! È easy, ma non... Madonna mia, che... Non si sta... Io ho fatto un carpiato a Bone che non hai neanche idea. Mia, che bravi. Ma perché fate tutti la... Perché quest'onda di gente che va e che brega? Che brega? Gente che vola e che va sopra tutta la città. Se bregare è Ligure. Io lo conosco grazie a coso, grazie a... come si chiama quello con la remoscia aiuto? Ma se io avessi poi visto tutto questo, a Guccini. Ah, dicevo, ok. Bravissimo. Ma come mi disse la tua teta, ma perché? Ora ti leggo, Pingo, aspetta che era un po' più lungo. Il messaggio tuo. Oh no, Bone sta su una situazione veramente terribile. No. Ma quella? Easy. Guarda, Caranio, sarò anche censurato. Ciao, Bone! Ma non è colpa mia, che sono il tuo babbo, altrimenti saresti. No, senza offesa. Stata run anche per il nome reale. Arte, non sono riuscito a capire, scusami. Già la vita è traballante, perché la dovete... No, 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 perché? Se sta cadendo, perché... No, ok. Ok, è andata. Sapete dove è andata? Io che vedo quest'anno che mi profilo di costruzione di macchine la fanno in modo fighissimo. Come lo fa? Fa vedere, fa vedere. Vai, vabbè, niente. Ha detto che se Artyom fosse stato papà di Ran, allora Ran si sarebbe chiamata Ran anche Earl. Oh. Ma c'era la tizia di Portal, sì. Ma dovrebbe essere passato 45. Marco, questa è una V, è la V sì, di frequenza, ma quella è la Ni e si fa così. È tornato. Bentornato, Artyom. Ciao, Artyom. Sei ravissima. Sei a un rave, Squeezy. Qualcosa di furbo, per favore. Di furbo, grazie. Sono ravissima. Ma è niente di strano, solo che il morin con la faffico. Fa vedere. Ma come uguale. Oh no, Wall Guys. No. Avevo detto qualcosa di decente. Comunque siamo un sacco di ballerine micortese. Certo. Le ballerine hanno stile in questo gioco. Ah, meno male che ho perso. Questo gioco fa schifo. Ah, hai perso, te abbona? Ho sti bastardi. Ma non piace. Sì, lo so che ho la pillola. Dopo. Ok. Oddio, che culo. Sali su, bravissimo. Andate, passate, che così mi fracassate meno. I baroni. Oh, alleluia. Oh, ecco Marco. Con quale fatica, Marco? Abbastanza. Oh. Non cadere! Non fare il pezzone. Ah, ma questo è un trucco che non sapevo. Ma quello dell'allungamento? Non sapevo si potesse salire. Beh. Bravo, Marco. Grazie, adesso seguiamo. Guarda, Ran piano come si tira su, guarda i muscolazzi, i dorsali. Ah! Che volo. Ti picchio. Aia, no, dai, toglietevi dalle palle. L'altro giorno mi sono visto un video di una VTuber che giocava da sola a Phasmophobia. Io non so con che coraggio.
No, Ran. Da dove giochi? Da PC, da PC. Benvenuto, Samisa. Sì, sì, sì. Marco si è qualificato. Abbo il trucco dell'allungamento, esatto. Vabbè, intanto prendo la pillola. Grazie Alice, grazie, grazie, grazie. Madonna, Yank. Ma ragazzi, Alice. Dici Alice, dici. Cosa vuol dire VTuber? Prende... Oh no. Oh no. Sono delle YouTuber o streamers che fanno tramite un programma creano un avatar che segue i loro movimenti facciali. L'avatar è ovviamente una best waifu. Ciao Andu, grazie per essere passato, grazie mille. Ciao. Se vuoi sapere robe, Squeezy, chiedi a Simone. Simone e poi... Matteo sono, e anche Lio sono best fan di VTuber. E anche? Anche Lio. Ah, Lio, ho capito, e anche io, succa. No, però ci sono alcune che sono davvero carine. E a Marco in difesa, manco fosse Fazio. No, ma che faccio, questa modalità faccio veramente pena. Bravissimi valide. Ragazzi, io faccio il tifo, sono una cheerleader. Ah, mi sono lavata la faccia con l'acqua, va bene. Kumbulla. Allora, sì, cioè, a me fa strano. Però come devo dire che sono molto carino. Ragazzi, non sto facendo letterali nulla, però veramente, cioè, talmente tanto paura di questa modalità. Marco, tranquilla. Ma scusami. Ma io sapere perché la gente gli dà una forza assurda. Io lo colpisco e rimbalzo. Marco, vai, è come Rocket. No, proprio no, guarda. Sono triste. Esattamente quello, esatto, Ika. Vabbè, fatta, direi. Sì, sì, così che è Team Diff, GG, easy. Mirante. Guarda, non dire quel nome, guarda, che mi sta facendo di uno schifo da quando l'ho preso io. Mkhitaryan. Ma non ricordo quanto sono così bastardo, che tappiato 17, tappiato, stai zitto, stai. Nonostante tutto ho fatto solo due gol. Eh sì, io solo uno. Solo uno. Avevo fatto un cazzo. Bastardo. Cosa vogliamo fare? Vogliamo tirare un po' avanti la live? Sì, come sempre. Poi dimmi te se vuoi fare just talking o... No, per me... Ma possiamo farlo un pochino. Perché... I giovani qui sono più simpatici rispetto a quelli che mi scrivono al lavoro. Perché noi siamo bellissimi. Che carino. Ragazzi, siamo in 8. Che ci sarà in 8? Ci sarà Full Mountain. Pensavo in chat di solito. Cosa dici? Siamo in 22. Vabbè, niente. Dai. No, no, sta cosa è una waifu, sta cosa è una waifu. Oh, ma solo Hexagon. Oh, solo Hexagon, madonna. Vabbè, fatta. Waifu e usbando. Chissà che lore c'è dietro questo gioco. Perché questi osini combattono tra di loro per la sopravvivenza? E perché io sono sfigato, soprattutto? Perché? C'è qualche essere superiore che li costringe a combattere ogni volta? Perché hanno tutte queste skin diverse? Madonna mia, sono stupido! Questo è altro nell'anima della scoperta. Ma scusami, ma perché devo essere io quello che rimbalza, fai le capriole e salta? Salta Simpalar! Giustamente, Hank, effettivamente, è vero. Ma tu guarda te, se io devo essere una persona che ha la sfiga tatuata sulla fronte. Che tatuaggio insolito. Rimbalzi, fai caprioli. Ma no, ragazzi, se volevo fare una cosa, ma non funge. Meglio così. No, direi di no. Se faccio la mattina dormo, fai bene, Riojo. Ran, sappi che ti ho pensato quando sono andata agli allenamenti. Una canzone. Oh, quale? Dimmi quale. Ma che fra l'altro io non ho capito perché, ok, sono un po' fuori dal mondo del K-pop da un po' di anni. Ma loro sono ancora in attività in tre?
Ho un vuoto. No, come io sono triste. E comunque ho il primo album degli In Black, Just Black. Che volo quella canta a me, scusa? Mamma mia, per un pelo. Vedo Mona Lisa, bella Mona Lisa. Ai! Scusate, questo era... E per farvi capire quanto io fossi in fissa con il K-pop, io e la mia ex migliore amica, avevamo creato un finto albero genealogico Noi e vari artisti. E Mir degli In Black era il mio gemello. No! Marco. Bravissimo. Attenzione. Si taglia con un grissi. Ah, quello, sì, quello nel tuo stesso piano? Ah, quasi fine. Ma c'è quello sopra. Con un solo e Thunder con qualche host. Ma Thunder non è più in Black. Goran Pandev. Ce ne sono due sopra ancora, però. Comunque, Dado. Ma la mia sfiga! Non conosci davvero il mio lato? No! Peccato. Ma che sfiga! Gli altri avevano troppo pavimento ancora. Guarda quello. Ha vinto quello che sta giù, tra l'altro. Eh sì. Credo che non ho fatto più niente. Ah, ok, ho capito. Se salgo a livello 15, ragazzi, ottengo due corone. Prima mi servono altre due. No, se passiamo in Just a Chatting, ti chiamo le webcam. Ma non stiamo facendo un'altra partita, hai detto? Ah, ok, allora andiamo. Dimmi te, se vuoi fare Just Chatting. Non riusciamo a dirlo tra tutte e due. Just Chatting, ciao. Dai, facciamo ancora una per lo meno. Vai. Abbonzio, mettiti pronto pure te. Sono pronto. Poi pip, pim. Attaccheremo. No, sono io quella sbagliata. Sentirò il suono del salto di questa cosa fino a che non crepo, scusa Alice. Ciao Fabio, benvenuto, come va? Just Chatting, esatto. Tenete. Ma sì, noi finiamo alle 23:30, sì. Finiamo, quindi figurati. Guarda Rijan, dammi là e io inizio a parlare fino al dopodomani. Il problema è quello, dovete fermarmi, alla certa. Piripiri, piripiri, piripiri. Ragazzi, comunque fa un caldo assurdo, ciao Gambone. Ciao Gambo, sì, anche io inizio a avere un po' caldo. Volevo dire una ciao, cosa, Gambo. Dici la cosa. Ma quanto è bella la Dinosky, è bellissima. La sono dimenticata, Alice, complimenti. Ciao Gambo, buonanotte. Alice, sembri me e non va bene questa cosa. Sì, Soko. Io sono con una copertina. No, io giro, ragazzi, c'ho un caldo. Io sono a mezze maniche e mi sto anche tirando sui pantaloni. Metti voi. Anche la coperta, ma sono scemo. Senti, allora, silenzio. Allora, silenzio non me lo dici. Oh, botte, sangue. Dov'è il fango, per favore? No, dicevo, il fango? Non dovete litigare, signorine. Signorine, non litigate per me. Soprattutto no, per me. Litigate con me. No, non sono ancora morta. Mi sono salvata per grazia divina. Per grazia divina. Di pigna colada. Oh, che cazzo è successo? Credevo fosse... Non fosse fisico. Abbone Kiki Boy. Aiuto. Oh no. Oh no. Il suo kink è il gelato dopo il sushi, ve lo dico. Beh, con me sfondi una gelato dopo aperto. Il sushi, ragazzi, è tattico. Come lo sbrattino dopo il sushi. Ma no, perché? Beh, perché io mangio sushi. Troppo. Ah, ok. Sushi con la run. Prossimo raduno. Non dovete. Se io sono sopra, non dovete andare in 50. Ecco cosa volevo dire. Cosa volevi dire? Non ho capito. Del sushi? Che non mangio sushi da tipo 4 mesi. Io ci sono andata prima che... anche io. Prima che il lockdown giallo diventasse arancione. Ci sono andata. Io non vado al giapponese da... Rialzati, pezzo di fango. Non lo so in realtà da quando. Sicuramente dopo il lockdown ci sono andato. Ma io non ti ho detto di rotolare. Ah sì, ci siamo andati quest'estate l'ultima volta. È vero. Davvero? Non andate al sushi da agosto? Eh sì. Maremma, se non vivi. Io l'ultima volta che sono andato al sushi è stato con Teheran. Ma perché? No, mi fate sentire in colpa! E dillo al signor Giuseppe Conte, o meglio, no, al coronavirus. Ma io... Vabbè, tu sei scattato rosso prima di me, mamma mia, che guarda, le cose belle. Sì.
Sì, ma Lore, lo sai tu perché noi in Liguria non siamo scattati rossi e arancioni subito? No. Come? Ah, ok, Pingu, ho visto com'è che la fai la teta. Ma per, non, scusa, perché? Magari perché, lo so e... Perché a Genova non hanno fatto i conteggi giusti. Ci sono stati dei brogli, a quanto dicono, nei conteggi dei tamponi. Ah. Non ho letto sta cosa. Ma sono stata eliminata. Come sei stata eliminata? Sì. Trump si priva ai vostri brogli, sì. Ovvio. In Veneto non avevamo i brogli di base. Pensate come siamo per qui doppio. Mamma mia, squeeze. Diamoci il 5 virtuale. High five. Stop the count. Oh, no. So. No, puzzolenti. Oh, mamma mia, che bello. Siete pronti a... High five. In the sky. In the sky. In the space. On your face. On your face. Pensa che sono a dieta da 2 settimane e non lo posso... No, no, ma lei è pesce, no. Non fa ingrassare, va benissimo. Ma pesce sono io quello che deve infettare la gente. No, abbone, sei il puzzone. Ah, infetta tutto. Infetta abbone, tutti, puzzone, caccolone. No, non abbone, infetta... Abbone, tutto. Devi... Siamo ancora a 19, perché... Non è vero, siamo a 19, abbone. Oh, ne ho infettato uno, eravamo 20. Marco, una fake news. Che cosa? Cioè, Marco è una fake ah, news. Ah, no, Marco nel... È una fake news. Esatto, c'era la virgola che il pesce è magro, che il sushi non fa ingrassare. Ma ragazzi, credetemi, il sushi non fa ingrassare, perché dopo il sushi di solito si fa anche a sbrattare. Almeno, no, questo è quello che succede a me. No, lui è cattivo! E la pizza era troppo lievitata. Ma come può essere troppo lievitata la pizza? Bloccalo! Ma com'è possibile che non l'ho preso? Alice, secondo me no, non ho conosciuto nessun altro, però secondo me no. La, c'è uno su. Oh, quanti cattivoni! Oh, cosa cazzo è successo? Oh, pezzo di fango. Oh, ne mancano due. A sta maniera. Ah! Oh no, mi hanno preso! Come ti hanno eliminato il salmone e il tonno? Io morirei probabilmente se mi eliminassero il salmone. No, dai! No! Stavamo vincendo. Facciamone un altro, non ne voglio fare un altro, è durato troppo poco. Arrivo. A me. Pam para piriri pam pom pam pararampo pim piriri rancio. Equipaggio. Il cioccolato fondente fa benissimo, la dose che fa la caloria, quindi ecco. Mm. E io poi ci sono io che mi sfonderei di cioccolato bianco. Ma vabbè. Ma scusa, Alice, non è che, scusami. 4 anni. Se una cosa fa bene, se te la mangi tanta, fa meglio. No. è italiano, no? Non funziona così neanche per le verdure, pensate. Il cioccolato bianco lo fanno i castori. No, con i castori. Alice, è italiano, funziona così, no? Cioè, se una cosa fa bene, più di bene è meglio. Capisco. Mi fido di quello che dice anche. Ho paura delle clip di Artyom, as always. La spuzione standing. Oh, Artyom. A proposito di cibo, non vedo l'ora di fare i muffin che mi ha passato Mami. Paracelso, sì, famoso chimico farmaceutico, ha detto una cosa incredibile. Cioè, è la dose che fa il veleno. Alice, secondo me Paracelso era un buffone. E non sapeva quello che diceva. Era un falso. Un falso d'autore. Io ho ancora gli incubi dopo aver mangiato lo yogurt bianco. Perché? È un buffone, esatto. Allora, ce la farò a non essere. Vedi, esatto. Paracelso era un corgi clown, esatto. Ma no, ma comunque ci devi mettere anche le robe. Tipo, non lo so, la frutta secca. Sì, dove ho portato Martina e Ika. D'estate fanno... Beh, in realtà lo fanno tutto l'anno, però... Il frozen yogurt. Ci prendo lo yogurt e ci fanno... È buonissimo. Tutto dentro. Ma veramente di tutto. Sì. Lo so. Per tutto quello che ci fanno mettere non fanno pagare veramente niente. Sì, tipo 3,50€. Io quando... Sì. Stavo con la mia ex, ingrassavo un casino perché lei è sotto casa... Aveva il frozen yogurtaro. A centro di Roma, cioè voi pensate, vabbè, ce l'avrà avuto quindi a...
a casa al mare, no, al centro di Como. No, Marco, io ho provato a fare come mi hai detto, ma... Ma devi calcolare bene il punto in cui farlo. Mi ha fatto passare lo stesso perché sono ce l'ho caduto. Fatta. Sei passato, Abbone? Eh sì. Not yet. Ma vaffanculo. Guarda dove cazzo mi ha spinto ora, va bene, va bene. Vai. Abba, muoviti! Mi diverto con poco, sono proprio un boomer. Un burlone. Per aumentare la massa magra e calare quella grassa con il... Assolutamente sì, è verissimo. Tecnicamente è buona una parte di Roma è al mare, effettivamente. Anche no, il centro di Roma. La mia dieta è più per aumentare la massa magra e calare la grassa con gli allenamenti. Perché si è sforzato per tutta la massa muscolare. Io da domani dovrò cominciare ad andare a correre. Uffa. Sto diventando davvero flaccido, non mi muovo più. Ma che bello che ha l'acquario quest'uomo. Artyom 1991. Marco, nella vita è vero che le cose buone non vanno tolte del tutto, ma di sicuro se ti metti a dieta la Dececco perderà punti alla borsa. È vero, è verissimo. Ha detto che è vero che le cose buone non vanno tolte, però se mi metto a dieta la Dececco perderà punti in borsa. La cosa dei cavoli la sapevo, però non vedete quanto quelli spadessero una porzione di cioccolato. Sì, salutiamo la Dececco. Io ho adorato la Garofalo che ha scritto i minuti di cottura giganti tanto quanto il pacco. Ma the big fans again, are you fucking kidding me? C'era un mio amico che sosteneva, mi pare di averlo anche già raccontato in realtà, però io sono un vecchio quindi racconto sempre le solite cose. Esatto, anch'io, ma... Comunque beh, sì, ma io facevo... Tanto tempo fa facevo le campestre. Le campestri. Ora non più, sono molto fuori allenamento. E c'era un mio amico che sosteneva che la pasta si dovesse sciogliere in bocca. E quindi una volta andava a mangiare lui la faceva scottissima. E odiava quando la cucinavo io. Perché diceva che uno di voi due mi ha spinto. Mi sa che era Run. No, è Abbone. Io. Perché sosteneva che era troppo dura e che gli facesse male al palato. Scusa, ma questo è un cretino. Sì. Ma è ancora tuo amico, Marco? Sì. Marco, rivedi le tue priorità. Marco, no, non farlo. Che... Madonna mia, ragazzi, ma come cazzo è successa sta roba? Cioè, non vedo tutta di pasta, magari anche la papina. Anche la papina insieme ai biscotti, mamma mia, bleh. Davvero? Oh Dio. Oddio, sto per fare il volo equestre. Sono stupida. Sono proprio dietro di te. Culo. No, Abbone, non fammi venire la prescia. Sono caduto. Abbone, ti ho visto. Io invece ho fatto venire i brividi. Oh, povero me. Che sfiga. Il mio ragazzo dicendogli della focaccia al cappuccino. Vabbè, è fattuale quella cosa lì, voglio dire. In che senso che ti venga? Nel senso che... Cioè, è logico, si mangia. Madonna, non so calcolare. Usa. È una tradizione. Esatto, la gente non capisce. Non capisce. Ehi. Ok. No, ma sono stupida io, però. Ce la faccio. Io odio questo. Abbone, ti vedo, bastardo. Vado dall'altra parte che non mi fido di te. Mi ha spinto, caduto, bastardo. Sei caduto. Caduto. Manuto. Perché sei manuto? Allora l'hai voluto e adesso hai mangiato un cornuto gelato. Sono passevole di giudizio. Porca. A me chiesero un hot dog e davvero un cappuccino una volta. Cosa? Non ho capito cosa abbia detto, ma mi fido. Che una volta lui al lavoro gli hanno chiesto un hot dog e davvero un cappuccino. Ok. Beh, la gente qua, gli stranieri, intendo tedeschi. Non l'ho visto. Vogliono sempre il cappuccino prima della pizza, ad esempio. Cosa che per me è un po' aberrante. Vabbè, come la gente che beve... Oddio. Che beve il caffè alle 7 di sera, vero Roberto Blandini? Beh, se poi non devo dormire di notte... Ce la faccio, No, boh, quello in realtà dipende. Ad esempio io ormai sono diventato completamente inerme alla caffeina. Inerte alla caffeina, che inerme.
Quindi anche se l'abbiamo preso, a parte che mi conoscete ormai. I due ti stavano aspettando. Ah, ok, scusami. Ma tanto figurati, ne mancano 25. Manca di notte. Ah, comunque, a parte che mi conoscete, no, e io, a me basta sdraiarmi a letto che mi addormento. Ho bevuto una moca da 6 oggi pomeriggio. Ma oggi pomeriggio va bene. Io l'ho fatta stamattina la moca da 6 invece. Più il caffè a a pranzo. Guarda, guarda che stronzo. Esatto, Artyom. Che merda. Che merda, l'hanno fatto apposta. Se mettete in pausa potete vedere il momento esatto in cui Arran si spezza il cuore. Vabbè, io gliele porterei sti tre stronzi. Sono rimasto più sorpresa io di quell'urlo del mio gatto. Cosa? Oh no. No! Ah, belle uova. Ho un po' di mal di gola, voglio piangere. No, Maria, ti stavo chiamando Mel invece di Ran. E quindi ho ripiegato su un Maria tattico, anche se non aveva troppo senso. Ma che cazzo di spawn è? Ma cosa vuol dire che parto da qui? Ma scusami. Ho sbagliato. No. Ma chi è quel piccione che è volato via? Mamma, è caduto dentro. E Kishimaru sarà. Ma stiamo perdendo! Dai. Ma perché stiamo perdendo? Ah, loser. Loser, loser, double loser. Make a picture, you're a loser. Aspetta. No, ma questo è un goalkeeper. Ok, no, stiamo più perdendo. Basta solamente che andiamo a difendere adesso. Oh, scimitarra. No, quello stronzo ha la cosa. Mertens Dries. Pigliatelo. No, non siamo. Siamo di nuovo ultimi. Mi lasciate passare, per favore. Non ne serve solamente un uovo, ve ne supplico. Passa! No, merda, speravo di. Oh, quello è precipitato. Come il sodio. Non credo che il sodio precipiti. Non ho niente in mano, cretino, è già passato. Lasciami. Grazie. Ma ci stanno rubando le uova nel paniere in tutti i sensi. Guarda che volano da ogni parte. Secondo me, ragazzi, abbiamo perso. Cantonio Pier Semplice. Lasciami! Fa finta di non aver sentito, dice Alice. Dice Alice! Che ho detto? Non mi ricordo. Ah, del precipitato. Ah, che bello. Come mi è caduto dalle mani. Che cosa c'ho? Il cuore di Asensio nelle mani che mi scivola tutto. Perché si sa che il cuore di Asensio è grasso. Dai, facciamone ancora una. Voglio arrivare. Ma sono le 24, se facciamo ancora una. Intanto ormai cosa vuoi fare per 5 minuti? Perché voglio prendere la cosa, la corona. Ma che cazzo stai dicendo? Non lo so. Ah, che caldo. Sicuro non piace in acqua, no, uscito, anzi, scusate. Cioè, esplode fortissimo in acqua, figurati. Adesso esco immediatamente. Fai pranzo. Però sta cosa che non riesce a uscire prima del round successivo. Non lo so. Terribile. No, quelle O minuscole e maiuscole mi ricordano le catene sul cellulare vecchissime. È partito? Partibile? Ci sono. Partibile. Scusa, Alice. Con 20B. Partibile. Ran, io non ti prendo in giro per come parli. Perché io non raddoppio le cose a caso. Stai zitta. Che bella considerazione che hai di me. No, ho solo detto che sembrava una cosa là. Non che le mandassi tu.
Alice era quella. No, Alice era quella che le faceva partire le catene. Poi se le mandavi non ti giudico. Proverò a non giudicare. I disegni su 33. Mamma mia, 3310. Io dovrei avercela ancora da qualche parte. Anch'io, non l'ho rivisto più tanto. La cover di South Park. No, io avevo il segno dei, dei gemelli. Vabbè, il certo mio segno, cosa. Mio Dio, ma parla di me. Anche sempre cavaliere. Capisco. Era una cosa solo pettare, in che senso? Non è che sei tu che non mi ricordo? Il 10. Passa i ceci. Dimmi, Fabio. Dimmi. Era raddoppia solo pettare. Esatto, non riesco a dire pettare. Vado. Ma no, ma pettare nel senso di accarezzare, tipo to pet. Pensavo quello. No, devo pettare il gatto, di scorreggiare. Ma è colpa di mia sorella, però. Ma sempre la colpa. Perdi in cibacco. Ma questo è veramente colpa di mia sorella. Aio! Sono letteralmente andato dritto, ragazzi. Non mi ha detto un culo con quella rotazione lì. Stai zitto, Marco. Stai zitto, Marco. Marco, ti vedo. No, boh, non mi metti in imbarazzo poi. Ok. Scusa. Vi sono le calcagna. Non è vero, non troppo. Ma c'era un cazzo di buco, c'è sempre quel buco. Io... anche, vedi? Era palese tu, pet. Io dico pet. Oh no, ma è diverso. Eh sì, è diverso. Ci sono le cose adesso. Non si... Mi salti in bocca alla romana. E non si chiude del tutto. No. Vabbè, ce l'ho fatta. Anche io. Poi che ci sono i salti in bocca alla romana, ma che ho detto? Ti vogliamo bene lo stesso. Grazie. Cazzo, insomma, li avrei più nuovi dei miei, cosa? Aspetta. Non ce la faccio. Io nell'armadietto dei ricordi ho il mio bellissimo Zenfone 2 che fece il volo a 120 km orari sulla 1. E un telefono che una volta che non mi serviva più l'ho preso, l'ho spezzato a metà. Davvero? Anche io mi credevo fosse toccato. No, è pettare. Chi è? Dica ciao Gorgonzola. Ciao Gorgonzola. Grazie per il follow, benvenuto. Come è volato la... Ed è ancora in... No, il mio Zenfone è un cielo stellato. Era sfortunatamente nella corsia d'emergenza e dato che la colpa non era mia, il mio amico ha accostato e andato a prendere lui. Niente, Alice, niente. No. La prossima volta. No, ha scritto Ino. Ah, Ino. Ma Fabio, ma come ci giocavi a calcio? Pam, 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 pam. Vi odio e vi guarderò. No, dai. Non credo Ryo Jong, sai? Credo che abbia della stessa età in realtà. Nore. Oh, ce l'ho dai, fatta. Sì. Mi sono rotto le ginocchia per fare sta cosa, ma l'ho fatta. Passa dall'altro, vai dall'altro. Ciao. No, una volta l'avevi detta invece. Mi ricordo che l'avevi detta. Io giuro che piango. Ciao Muffin. Sono disperato con la macchina di mamma. No. Non ce la faccio. No. Marco? Sì, sono passato. Bravo Marco. Guarda che nessuno di voi è passato. No. Ma io non sono già passato da prima. Marco, non ricordo nemmeno come mi chiamo. Quello lo ricordo perché l'hai appena detto. Non neanche io. Io penso a Ryo Jong fino a... Quello che dico sempre è che dai 18 ai 21 anni io dicevo di avere 18 anni perché mi dimenticavo di averne più di 18. No, è impazzito da Ryo Jong. Lore che spamma F in chat. C'è
Certo, la mia partita. Ma a me capita tantissimo come tipo mi fermano per qualche intervista, tipo dopo che vedo un film, perché a volte capita al cinema. Ma quando mai a mio genere ad esempio è capitato quando si andrei a vedere Tenet. Vabbè, ma perché voi siete nella grande città, nella grande mela. E o comunque le qualsiasi puttanata quando mi chiedono quanti anni ho, io mi impanico fortissimo e faccio tipo non lo so, 23, no non è vero, 25. Va bene Marco. E peggio ancora quando qualche prof di universitario ti chiede il numero di telefono per qualche motivo. Là per me è panico puro. No, a me la matricola. No, la matricola no. Il numero di telefono, nonostante io lo sappia anche il codice fiscale a memoria, il numero di telefono lo so, ma in quel momento blackout e mi blocco. E vedo le prof che fanno sempre le facce più strane. Anche io mi confondo, tipo oggi al lavoro io a un certo punto ho confuso radiologia con radioterapia e è stato molto imbarazzante. Oh no, you tried, you failed. Ragazzi, io sono finito. No. Amici! È un po' sì. Un po' sì, in effetti. Amici, cari, bellissimi umani e animali di Striscia. Quindi Alt F4. Io sì, ho Alt F4. No, non Alt F4, ho Alt Abbato di Cattiveria. Quello sì. Top. Allora, Alice, cosa spammi queste cose terribili? Non farlo mai più. Grazie mille intanto per essere passati. Grazie a Dico Ciao Gorgonzola per il follow. Grazie a Stommino per la sub. Grazie a Stommino che si è sabbato per la prima volta. Benvenuto nel magico mondo degli Micorgi. E spero come sempre che vi siete divertiti. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana. Un buon inizio di fine settimana, anzi. Come vi sarebbe un giurato. E niente, andiamo a fare un redino. C'è il buon Crostantinzio. O Breaking Dead, da chi è che sta giocando a Portal 2? Da chi vogliamo andare? Lascio scegliere al primo della chat. Al primo della chat che lo scrive sceglie. Uguale, no, che uguale, cioè, come vuoi. Andiamo da Crosta, che è un po' che non lo saluto, dai. Buon inizio di fine settimana a tutti. Allora, Raid, Crostantine. Bravo, Artyom, abbiamo questa connessione. Ma io sono stupido? Sono stupido, ragazzi? Sono stupido? Io sono stupido? Vabbè. Io sono stupido? Ma perché penso al bot di... Ma neanche, perché il bot non è quello lì, sono stupido. Punto. Sono stupido. Lasciatemi stare tutti quanti. Alice, smettila. Sentite entrambi. Voglio che voi due la smettiate ora. Ora. Non ridere. Siete zitti tutti. Basta. Andate da Crosta e ditegli quello che volete. Zitti. Quello che volete, zitti. Va bene. Ditegli che sono un clown, ditegli quel cazzo che volete. Basta, ciao. Siete liberi, andate. La messa è finita, andate in pace. Ciao. Ciao. Marco, clown, vaffanculo, dice tu.